vediamo però l'intervento di Alessandro Sallusti, un intervento particolarmente accalorato e che non mancherà di suscitare nuove polemiche. Lo vediamo integrare, due minuti. Sì, no, guarda Massimo, quando io ho saputo che tu andavi a Mosca, ero molto orgoglioso del fatto di conoscerti e avere un buon rapporto con te. Prima immaginavo che tu avresti parlato al popolo russo invece che al popolo italiano. Poi ho capito di no e immaginavo che tu parlassi con Putin, cioè facesse qualcosa, Putin, un ministro, per qualcosa per cui tutti noi dovevamo andare fieri della nostra libertà di informazione. Invece mi ritrovo, come ha detto con più gentilezza di quanto lo dica io, Mirta, in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere. Tra l'altro utilizzando anche gli utili idioti che non mancano mai, perché Cacciari in inizio di questa trasmissione ha elogiato la forza evocativa del Cremlino, il suo fascino, quel palazzo che tu hai alle spalle, faresti bene a ricordarlo a chi ti sta di fianco, è il palazzo dove sono stati organizzati, decisi e messi in pratica i peggiori crimini contro l'umanità del secolo scorso e di questo secolo. Quello è un palazzo di merda. Tu dovresti avere il coraggio di dire ai tuoi interlocutori che il palazzo che hai alle spalle è un palazzo di merda, perché lì il comunismo ha fatto le più grandi tragedie del secolo scorso e di questo secolo. E siccome a me fa tristezza vedere un giornalista che stimo venir chiamato bambino, incompetente, da una cretina che non sa nemmeno di che cosa sta parlando, perché noi la libertà ce l'abbiamo e sappiamo che cos'è e ce la difendiamo, io di fare la foglia di fico a quegli altri due coglioni che hai di fianco non ci sto, e per cui mi alzo, rinuncio al compenso patuito, ma a questa sceneggiata io non voglio più partecipare. Grazie. L'abbiamo seguita nuovamente, ma Giulio Seminara l'ha seguita in diretta ieri dallo studio di Nonella Arena, diciamo un volgare eloquio se vogliamo, una dialettica molto libera, uno sfogo, quello di Sallusti. Il tuo commento? Sarebbe stato meglio, per le tesi che lo stesso Sallusti si propone di sostenere, stare in studio e operare in un'opera di critica e rispetto a quello che ha sentito da parte della zarina, diciamo così, della comunicazione russa. Fare questa scena e andarsene ha indebolito le ragioni occidentali che, a detta di Sallusti, in questi mesi lui sta sostenendo. Quindi mi è sembrata una scena forte televisivamente, ma che ha impoverito il dibattito anche in studio. Sarebbe stato molto più interessante ascoltarlo, eccetera. E poi, anche qui, lo stesso Sallusti ha detto che la Zakharova ha insultato Giletti, quindi per i tanti che stanno criticando Giletti in queste ore, ci si metta d'accordo: o lui fa la propaganda filorussa oppure viene insultato dai russi. Terzium non dato.